Si chiama LP40-365, la stella descritta in uno studio apparso oggi su Science, ed è una nana bianca a dir poco fuori dal comune. Strana nella composizione chimica, con un'atmosfera costituita in gran parte da ossigeno e neon, ma con tracce di elementi più pesanti come alluminio e silicio, a massa insolitamente contenuta, appena un settimo di quella del Sole, e sfreccia a velocità mozzafiato, superiore persino alla velocità di fuga della Via Lattea. Tutti indizi che inducono i ricercatori che l'hanno scoperta, un team d'astronomi guidato da Stefan Vens dell'Accademia per le Scienze della Repubblica Ceca, a ritenere d'essere davanti a ciò che resta di una supernova di tipo 1AX, esplosioni dette subluminose, talmente deboli da non riuscire a distruggere completamente la nana bianca progenitrice, scaraventandone il residuo nello spazio interstellare.